department. The department used to be called European Languages, Literatures and Cultures, and now we have a new name, Languages and Cultural Studies, a little bit more comprehensive. Luigi Fontanelli is poet, essayist, novelist, dramatist, and translation. He has published numerous books of poetry, literary criticism, and fiction. Probably everybody knows I am his wife, and I can tell you he has written so much that I can't keep track of what he's doing. I just can't even keep the numbers. His most recent publications include the volume Migrating Words, Italian Writers in the United States, and just last year he published a huge volume, Raccontare la Poesia, that talks about Italian poetry between 1970 and 2020. His most recent collections of poetry are L'Adolescenza e la Notte, that won the Pascoli Prize and the Viareggio Giuria Prize, and Montestella in 2020. His latest novel, Il Dio di New York, has just been published in English with Bordighera Press. Luigi Fontanelli is president of the IPA, Italian Poetry in America, and is the senior editor of the international journal Gradiva. In 2005, he was nominated Cavaliere della Repubblica Italiana. So, let's welcome Professor Fontanella. It's a great pleasure to be here today to honor one of my best friends at Stony Brook, one of my compagnons de route, Mario Mignone, with whom I shared almost 40 years of my academic life. Ho preparato in italiano perché con Mario non me la son sentita di scriverla in inglese. Chi oggi mi ascolta e chi mi leggerà poi nel volume previsto per gli atti di questo convegno mi perdonerà se nel mio discorso io seguirò un filo acronologico, zigzagante, andando cioè avanti e indietro nel tempo per un quarantennio all'interno del quale si è sviluppato il mio rapporto amicale e professionale con Mario B. Mignone. B sta per Biagio. Un rapporto che inizia esattamente nella primavera dell'81, quando fui invitato per una prima intervista di lavoro presso questa università. Dipartimento allora si chiamava French and Italian Department ed era diretto dal professor Tursi, Joseph Tursi, gioviale e dinamico italianista che tutto sommato può considerarsi il padre fondatore di tutto il programma di lingua e letteratura italiana qui a Stony Brook. Tursi in quegli anni, fra l'altro, era anche presidente dell'ATI, American Association Teachers of Italian. Mi rivedo nell'ufficio di Tursi in cui avvenne il mio primo impatto con coloro che sarebbero poi divenuti i miei futuri colleghi, George Carpetto, Charles Franco, Mario Mignone, Joseph Tursi. Dovrei aggiungere anche Mia Cocco, francesista e italianista, che però di lì a poco lasciò la nostra università. Qualche anno dopo sarebbero arrivati nuovi colleghi. Proprio con Carpetto, George Carpetto, che ci ha lasciato anni fa, appassionato di poesia e psicoanalisi, avrei iniziato nell'82 il lavoro per la rivista Gradiva, protrattosi per molti decenni e che ora è egregiamente condotta, diretta dall'amico e collega Alessandro Carrera. Mi colpì in quel primo incontro il maglione, abbastanza sgargiante e certamente molto confortevole, indossato da Mario, uno di quei maglioni che si possono ammirare in rinomate località sciistiche, me lo ricordo come se fosse ieri. Terminata l'intervista, Mario mi invitò amichevolmente per un caffè in una delle caffetterie del campus. Ne apprezzai subito la cordiale spontaneità con cui si rapportava con me.
avrei molto presto capito che questa era una delle sue peculiarità migliori, grazie alle quali il dialogo fra lui e i suoi interlocutori diventava molto presto agevole, perfino con un pizzico di ammiccante complicità, o diciamo pure di squisito sapore mediterraneo. Il che del resto, ambedue campani, io di origine salernitana, lui di origine beneventana, avveniva del tutto naturaliter. Conversammo di vari argomenti, scoprì subito la passione di Mario verso il teatro, in particolare verso il teatro, e le sue solide conoscenze di drammaturghi fondamentali come Bertolt Brecht, Luigi Pirandello, Ugo Betti, tanto per citare solo pochi nomi. Mi piace qui ricordare, anzi, il convegno pirandelliano di storica importanza da lui organizzato nel 1986. Credo che qui nel pubblico ci siano ancora, ci siano oggi alcuni di quei relatori, forse Martelli e qualcun altro. E fu il secondo, fu di storica importanza questo convegno, perché era il secondo che avveniva all'interno del nostro dipartimento. L'anno precedente c'era stato quello su Federico Tozzi, che fu fortemente voluto e organizzato dal sottoscritto. Di questi convegni sono ancora oggi leggibili i rispettivi volumi contenenti gli atti Tozzi in America, Bulzoni 1986, Pirandello in America, Bulzoni 88. L'ampia conoscenza della drammaturgia nazionale e internazionale da parte di Mario si estendeva a svariati autori di capitale importanza, per esempio Thornton Wilder, col quale il mio amico e collega aveva avuto una fruttuosa corrispondenza. Lì al center c'erano dei quadri incorniciati con le lettere originali di Thornton Wilder, grande commediografo. E poi soprattutto con Edoardo De Filippo. Sul teatro di Edoardo, studiato e continuamente approfondito, Mario ha pubblicato due volumi, uno in italiano, Il teatro di Edoardo De Filippo, critica sociale del 74, e Edoardo De Filippo per la Twain Series 1984. Tra l'altro, durante il periodo in cui era impegnato nella stesura della sua dissertation a Rutgers, Mario, accompagnato da Lois, ebbe due incontri personali, diretti, con il grande attore e commediografo napoletano, uno dei quali proprio a Napoli, presso lo storico teatro San Carlo. E del resto la sua conoscenza della drammaturgia italiana in generale si estendeva proficuamente a svariati drammaturghi della nostra modernità, da Giovanni Verga, Salvatore Di Giacomo, Edoardo Scarpetta, Roberto Bracco, Ugo Betti, Dario Fo, eccetera, eccetera. A parte il teatro, di tipo, diciamo, veristico, espressionistico, genere letterario nel quale Mario ha forse giocato alcune delle sue carte migliori di scholar, ovviamente insieme a quelle relative alle sue mai ineludibili esplorazioni nel campo della diaspora, dell'emigrazione, della odeoporica in generale, me ne occuperò fra un poco, in lui è stato sempre assiduo l'interesse anche nei riguardi di una letteratura che potremmo dire latamente fantastica, cioè del genere fantastico. Un interesse piuttosto interessante, secondo me, culminato con la pubblicazione di un libro assai intrigante dedicato alla narrativa di Dino Buzzati, Anormalità e angoscia nella narrativa di Dino Buzzati, del 1981. Sembrerebbe, anzi, di primo acchito, perfino una contraddizione questa sua empatia verso il surreale, il fantastico, se penso, ad esempio, all'atteggiamento fortemente critico e idiosincratico di Buzzati nei riguardi della creatività sia letteraria sia musicale del nostro Mezzogiorno. Quando si legge il diario di Buzzati, ben nota, si vede subito la sua dichiarata antipatia, per esempio, verso le canzoni classiche napoletane, verso qualsiasi patetismo da esse derivante. Ma a Mario credo interessassero piuttosto, del grande narratore e giornalista bellunese milanese, le allegorie inquietanti
gli sconfinamenti autre e fantascientifici perfino, che partendo da momenti di realtà quotidiana rimandano irresistibilmente a soluzioni metafisiche, gravide di atmosfere surreali o paradossali, e diciamo pure di tipo angosciante. Si pensi, solo per fare due esempi, al romanzo assiale di Buzzati, Il deserto dei Tartari, o agli affascinanti 60 racconti del 58, cui arrise il premio Strega. Del resto, i primi due lemmi del titolo scelto da Mignone per il suo libro buzzatiano sono già di per sé esplicitamente indicativi: anormalità, angoscia. Ora che mi ricordo, il primissimo viaggio in assoluto fatto da Mario e il sottoscritto fuori dalla nostra Long Island fu in Florida, appena pochi mesi dopo il mio arrivo a Stony Brook. L'occasione è un convegno internazionale sul fantastico, al quale Mario mi coinvolse amichevolmente. Io avevo appena pubblicato Il surrealismo italiano, 1983. Per me sarebbe stata la prima partecipazione pubblica in un simposio accademico negli States, e che si svolse a Boca Raton e poi a Miami. Mario in quegli anni aveva a Miami un caro e singolare amico, non ricordo più come si chiamava, forse cubano, forse portoricano, che ci venne a prendere all'aeroporto in calzoncini corti e sandaletti da spiaggia, tipico esemplare della fauna variegata e colorata di questa parte estrema dell'America, dove la lingua predominante è lo spagnolo, a causa dei tanti emigrati cubani e delle altre isole tropicali confinanti. Improvvisamente, nella mia esperienza americana col K, qui caro lettore il K è d'obbligo, si apriva tutto uno scenario umano assai diseguale, a me del tutto ignoto e contraddittorio, diciamo pure molto alieno dalla mia sensibilità. Passeggiando con quest'amico di Mario, alquanto supponente e divertente anche per il centro di Miami, ci imbattevamo un po' ovunque con personaggi strabilianti, per lo più nouveau riche, piuttosto ottusi in tutti i sensi, mescolati a straccioni o vagabondi di ogni tipo. Molti anni dopo, sia pure a distanza di tempi e spazi storici differenti, avrei trovato la stessa atmosfera in alcune bellissime pagine di Pascal D'Angelo, leggendo il suo racconto autobiografico Son of Italy, quando Pascal, dopo varie peripezie e vicissitudini, si trova euforicamente a passeggiare per la prima volta nella parte inferiore di Manhattan. Davanti ai suoi occhi si muovono senza sosta fiumi di gente frettolosa, macchine, taxi, autobus, mentre non si stanca di guardare le tante vetrine sgargianti di mercanzie fra le più disparate e allettanti. Mario ed io avremmo in seguito varie volte ricordato quella nostra singolare esperienza in Florida, meta agognata di tanti americani pensionati e non pensionati, fra cui non pochi italoamericani. Ma è tempo di ritornare a ciò che primamente era ed è sempre stato l'interesse precipuo delle ricerche di Mario, le quali essenzialmente hanno riguardato la storia civile e politica sia dell'Italia sia dell'America, esperienze per molti versi da lui vissute e sceverate anche attraverso la sua stessa famiglia, emigrata in America nel 1960, quando il presidente degli Stati Uniti era niente meno che Dwight Eisenhower. Numerosi e pertinenti, in tal senso, i suoi articoli e interventi, i suoi studi specifici, nonché i vari convegni da lui organizzati attraverso il Center sulla storia italiana dall'unità a oggi, sulla sua evoluzione sociale, sull'emigrazione, sulla diaspora, sulle lotte sindacali, sull'evolversi delle usanze e delle tradizioni, insomma, per dirla leopardianamente, sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Mi sembra doveroso citare almeno i volumi Italy Today e Country in Transition, poi Italy Today at the Crossroad of the New Millennium, Altre lingue, cittadinanza e diritto di voto, e soprattutto, forse, mi corre l'obbligo di menzionare un ponderoso volume, non lontano, direi recente, per la prestigiosa Library of Congress, uscito sia in lingua inglese sia in lingua italiana nel 2013, Trovare l'America,
con la magistrale introduzione di Mario, la curatella di Linda Barrett Osborne e Paolo Battaglia e la premessa di Martin Scorsese. D'altronde, la sua autobiografia, oggi ne abbiamo sentito in vari modi, no? La sua autobiografia così appassionatamente raccontata in L'America, la mia gente, uscita originariamente in inglese con il titolo The Story of My People, rappresenta essa stessa un'opera ineludibile per capire il mondo di Mario Mignone, per capire, cioè, quanto intense, cogenti e viscerali fossero per lui le varie esperienze di vita e di antropologia culturale da lui vissute ed esperite in prima persona fin dal suo arrivo in America, appena ventenne, 62 anni fa. È un libro che mi è caro, e tanto più caro lo era a Mario. Me lo regalò esattamente una settimana prima che ci lasciasse. La sua dedica autografa recita così: a Luigi, con grande amicizia affettuosa e gratitudine per i tanti e tanti anni di collaborazione, tuo Mario. Devo dire che nei giorni scorsi mi ha fatto molto piacere rileggere molte pagine di questa autobiografia, che in italiano posseggono, come dire, un sapore ancora più speciale, per me più intimo, più coinvolgente, frutto sì di un'attenta e sensibile revisione, molto intelligente tra l'altro, da parte dell'editore Mantovano, ma anche perché rilette da un italiano in America come me, che aveva avuto in qualche misura, in qualche porzione, la stessa esperienza biografica di Mario, esse si rivestono di un irresistibile valore di tipo emotivo e riflessivo insieme, un valore che ho rivissuto mentalmente nel corso di questa rilettura, avvenuta, guarda caso, proprio in un periodo della mia vita attuale in cui io stesso sto lavorando già da qualche anno alla stesura della mia autobiografia. The Story of My People, come Mario stesso mi confessò, lui l'aveva scritto originariamente in inglese, pensando espressamente, a parte i suoi familiari più stretti, alla larga schiera dei suoi nipoti, pronipoti, nipotini, non tutti dei quali conoscono l'italiano. A Mario stava a cuore lasciare loro un segno indelebile del loro nonno, raccontando la sua complessa esperienza di immigrato italiano, i sogni, le aspirazioni, le sofferenze, le gioie da lui sperimentate in terra americana, specialmente nel corso del primo decennio della sua permanenza statunitense, ma anche rivangando per quei suoi nipoti e nipotini il passato della sua amata Benevento, la vita rustica e genuina condotta lì sulla collina Gran Potenza, insieme con la famiglia, luogo da cui si godeva un bellissimo panorama. Una sera, dopo cena a casa sua, volle assolutamente che io leggessi direttamente lì nel suo salotto alcune pagine di quell'autobiografia che lui stava scrivendo. Voleva un po' così condividerle, però era molto ansioso di sapere cosa ne pensassi, insomma. Erano pagine divertentissime, nelle quali vengono raccontati alcuni episodi esilaranti durante il suo periodo studentesco, verso la metà degli anni 60, presso il City College di New York, CUNY. E qui c'è Vito De Simone, altri che sicuramente capiscono immediatamente a quale scene io faccio riferimento. Esperienze le sue di neo espatriato davvero variegate, che non rivelano soltanto una necessità da parte dell'emigrante di migliorare il proprio futuro, ma anche di alimentare il desiderio di conoscenza, come a voler convalidare centinaia di anni dopo alcuni celeberrimi versi danteschi messi in bocca a Ulisse, che ognuno di noi ben conosce: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir vertute e conoscenza. Inferno 26. È interessante notare che sia nel titolo della versione inglese, sia nel titolo di quella italiana, Mario volesse segnare sic et immediatim il senso storico e collettivo della sua gente. Storia della mia gente, quella gente rurale a cui egli ben sapeva di appartenere, ovvero il senso di una intera comunità
e di una nobile civiltà contadina. Torna a proposito questo ossimoro, ma è solo apparente, che è spinta dal bisogno, ma anche dalla sete di conoscenza, a un certo punto non esita a lasciare la propria terra e le proprie tradizioni, portandosele però orgogliosamente dentro di sé, fiera della propria storia e della propria dignità, gente, in definitiva, che pur nel dolore e nella consapevolezza mista a fiducia verso l'ignoto, non esitava ad avventurarsi oltreoceano in una nuova esperienza esistenziale. Molto opportunamente questo Mario ben lo sottolinea in una delle sue pagine, cito queste due righe, è vero, emigrando lasciavamo tanta parte di noi, ma è altrettanto vero che portavamo con noi una grossa parte della nostra famiglia, delle nostre familiarità, insieme a tutti i ricordi intrisi dei valori della cultura meridionale. Credo, insomma, che occorra ormai definitivamente sfrondare quell'alone di eccessivo patetismo che per anni e anni ha connotato l'esperienza dei nostri immigrati. La rilettura dell'autobiografia di Mario e lo stimolante corso che anni fa tenne il professor Saia qui a Stony Brook, mi ricordo che Saia insisteva sul fatto, sì, vabbè, certo, c'è stata la necessità, il lavoro, eccetera, però dove mettiamo anche la curiosità, il desiderio di avventura, di conoscenza, il desiderio di conoscere altri modi di essere, di vivere? E questo mi sembra molto importante. Un profondo convincimento in tal senso maturato da tempo e del resto avvalorato da non poche opere di valenti studiosi della cosiddetta diaspora italiana. Cito alla rinfusa i vari Emilio Franzina, Martino Marazzi, Sebastiano Martelli, Anthony Tamburi, Robert Viscusi, Fred Gardafè, eccetera, eccetera. Pagine dunque tragiche, sì, ma anche trepidanti, no? Cioè mobili, fluide, mosse, foriere di nuovi sbocchi, sbocchi vitalistici, rinvenibili fin nella fase o dalla fase della cosiddetta spartenza. Prendo in prestito questa bellissima parola, questo bellissimo termine polisenso di Tommaso Bordonaro, lo conoscerete sicuramente, che racchiude in sé sia l'espatrio vero e proprio, sia il drammatico momento del distacco, della divisione, cioè lo spartirsi dalla terra natia. Allora, avviandomi lentamente verso la conclusione, mi corre l'obbligo di accennare di sfuggita, almeno di sfuggita, ai tanti viaggi fatti insieme con Mario, sia in America sia in Italia, nell'ambito del nostro programma Abroad, estivo e invernale, lo facevamo insieme, abbiamo fatto insieme per molti anni, e che ci permettevano di gironzolare insieme in tante città e località, Roma, Firenze, Pisa, Assisi, Perugia, Capri, Venezia, Pompei, Salerno, tutta la Sicilia, eccetera, eccetera. In questi frangenti si creava tra noi un'aria, come dire, di fraterna e più stretta cordialità e complicità. Inoltre, queste, chiamiamole rimpatriate, davano a Mario l'opportunità di visitare la sua Benevento e di trascorrere giornate piacevolissime in compagnia di amici veraci come Sebastiano Martelli, Marcello Saia, Luigi Troiani, Aldo e Rita Bove, Giuseppe Massara, Giuliano Manacorda, è stato uno dei miei prof alla Sapienza, anzi quest'ultimo, devo dire grazie al sottoscritto, fu il primo visiting professor nel nostro dipartimento, spring semester 1985. Nonché di variate personalità di spicco, di alto livello, di tipo politico. Ma nonostante lui partecipasse a eventi di grande attrazione, in inglese si userebbe l'aggettivo glamorous, Mario non si dava mai delle arie, mantenendo sempre un atteggiamento riservato, umile. Questa parola, umile, va qui espressa in tutta la forza del suo etimo. Evitava di frequentare ristoranti famosi, tranne quando era costretto ad andarci con personalità di un certo rango. Preferiva godersi l'atmosfera di certe trattorie fuori mano,
che avevano mantenuto il proprio carattere rustico e familiare, per esempio quelle dei castelli romani, dove qualche volta portavamo anche i nostri studenti. Tra l'altro, ai castelli romani, tra Frascati e Monteporzio, io ho stabilmente abitato durante le estati dagli anni Ottanta fino al quasi al 2000. Basti, per capire il senso di quanto sto rievocando, solo un esempio. Quando si andava a Firenze, per esempio, o a Pisa, con i nostri studenti, scusate, si lasciava sempre il pullman in un'area fuori del centro. Sulla strada del ritorno al nostro pullman, che si faceva a piedi, Mario voleva immancabilmente con me fermarsi in un piccolo negozietto di piante, fiori, che era sempre lo stesso, ma in cui faceva provviste, in questo caso, di molteplici bustine di semi, basilico, prezzemolo, sedano, pomodoro, ma anche di fiori e soprattutto di rose, era il suo fiore preferito, che poi seminava nel suo bellissimo giardino con un annesso grande orto in cui ogni anno fioriva ogni ben di Dio, che lui generosamente condivideva con i vicini di casa, parenti, amici, colleghi di Long Island, in primis Josephine Fusco, fondamentale colonna del Center for Italian Studies, Joe Battista, forse il suo più caro amico, Vito De Simone, Charles Franco, Joe Tursi e il sottoscritto. Ovviamente sto solo menzionando soltanto alcuni nomi. La tematica assiale, e qui mi avvio alla conclusione, la tematica assiale di tutto l'enorme, colossale lavoro condotto da Mario in circa 50 anni di attività in questa università resta in definitiva quella dell'immigrazione. Immigrazione come fenomeno socioculturale della nostra storia stessa di italiani in America. La creazione del Center, avvenuta nel 1985, anche, ripeto, con l'apporto fattivo e formativo di Joe Tursi, come pure di tutta la nostra stratificata comunità e dei nostri migliori politici di origine italiana in America, ne è stato il focus basilare, direi il centro motore di tutto ciò che ha ruotato e tuttora ruota attorno ad esso. È a dir poco sorprendente se solo si scorrono nudamente e semplicemente i dati finanziari relativi a quanto il Center, attraverso la guida di Mario Mignone, coadiuvato, ripeto, da tutta la comunità italiana della East Coast e anche oltre di essa, dico, è a dir poco sorprendente. Voglio dire, cioè, che è sorprendente verificare con dati concreti alla mano quanto intensa e continuata sia stata la generosità delle numerose istituzioni che hanno determinato tali risultati. Innumerevoli, di fatto, le donazioni private, pubbliche, fondazioni, assegnazioni, grants, endowment legislativi, sia di Stato sia di Contea, senza contare fondi del tutto privati, partendo dalla stessa famiglia Roberto e Palmina Mignone, e arrivando a singole sovvenzioni, i cosiddetti endowments. Di tutto ciò si è giovato con accorta lungimiranza il Center for Italian Studies, arrivando infine a creare una delle prime e più prestigiose cattedre di studi italiani e italiani americani negli Stati Uniti. Mi riferisco ovviamente all'Alfonso D'Amato Chair in Italian and Italian American Studies. Chiudo volendo sinceramente augurarmi, lo dico di tutto cuore, e ricalcando in parte una citazione che ho messo in esergo, la leggerete negli atti, un bel esergo tratto dall'autobiografia di Mario, che coloro che oggi stanno al timone di questa avventura del Center, dopo quasi 40 anni dalla sua nascita, ne sappiano veramente interpretare e continuare lo spirito profondo. Cito le stesse parole di Mario: la resilienza, la forza, le abilità, la creatività, nonché, dico io, gli obiettivi che l'hanno sempre nutrita, ossia animata dal desiderio di virtute e conoscenza di ciò che è stata e continua a essere straordinariamente l'identità più intensa e significativa
della cultura italiana insieme a quella italiana-americana. Grazie. Thank you, Luigi, for a very interesting, I would say, mixture of personal and literary memories. The next speaker is Professor Alessandro Carrera. He is the Moores Professor of Italian Studies and World Cultures and Literatures at the University of Houston, and is visiting professor at the Università degli Studi of Brescia in Italy. He has published extensively in the fields of Italian and comparative literature, Italian and continental philosophy, music. He is the Italian translator of the complete work by Bob Dylan, cinema and the arts. Recently, he has edited and introduced Massimo Cacciari's book, Philosophy, Mysticism and the Political, Essays Andante, published in 2021. He has been a longtime collaborator of Forum Italicum, and he has guest edited the Music and Society in Italy for the special issue of Forum Italicum in 2015. Since 2019, he is the editor-in-chief of the Gradiva, the International Journal of Italian Poetry. So, welcome, Alessandro. Thank you. Thank you, Irene, and thank everybody for being here. It's a great and, in a way, sad pleasure to be here. And speaking of Mario, whom I knew well, I think the first time I met him was in 1995 or 1996 when I was in New York for a while. And I don't even remember how many times I've been to Stony Brook, in fact. Well, but today I would like to speak of the 2015 conference that Mario Mignone organized here, which was called The Idea of the Mediterranean, which later would become a book published by Forum Italicum Publishing in 2017. A book, I think, that is still one of the most interesting contributions to the philosophy of the Mediterranean, or as someone has called it, Mediterranean, meridian thought, yes, with an expression taken from Camus. I think it's a shame that that particular book has not had a larger circulation, because it's one of the most important contributions to the topic, I think. Well, I would like to speak now of this, because I believe that in the initial 20 pages, Mario Piagnone outlined a vision that in the past 5 years, in the last 5 years, has not lost relevance at all. And then I will add some consideration that arise from Professor Mignone's introduction and his still relevant observations. So Mignone opens his remarks with the sad but inevitable consideration that the Mediterranean is today a place of death and violence. In fact, an open-air cemetery. It is certainly not the first time that the Mediterranean Sea has been a place of bitter conflicts, upheavals, and humanitarian disasters. But the current crisis is taking place at a particular moment. The Mediterranean, as a unit, seems to have lost not only its geopolitical centrality, a loss that, in fact, dates back to the end of the British Empire, but also every remaining shred of anthropological identity. Mignone remarks that only 14 kilometers separate the southern tip of Spain from the northern tip of Morocco. Yet it seems that no culture can create a bridge between the two headlands. It doesn't seem possible to build it, even mentally.
But building that bridge is, however, necessary. It is necessary to reconnect the peoples of the Mediterranean to their history and to the complexity of their destinies, while keeping in mind their profound differences. So the first thing to understand, which was the most evident during the November 2015 conference, is that the idea of the Mediterranean is a crystal with many faces, and that the vision that each has of it inevitably depends on one's point of observation. If I interpret correctly Mignone's thoughts, I can safely say that the various points of observation do not correspond to different ideas of the same object, but to different ways of apprehending a unity that we stubbornly perceive as such, as unity, even if we fail to bring it to a unified idea. In short, we can construct a historical, cultural, economic, geopolitical, not to mention artistic, literary, social, and epistemological gaze that captures not so much the idea of the Mediterranean, which will always elude the individual researchers, but the uncanny perception that the Mediterranean may be nothing but an idea. And I will try to explain that now. Even if we accept this perspective, we must also agree that this idea, which is just an idea, or better, an ideal, appears to us from the beginning as an entity broken in two. The great division between the north and south of the Mediterranean is not a disturbance of the idea. It is the idea itself, which cannot be thought of in another way. The question that was continually asked during the 2015 conference, implicitly or explicitly, was precisely whether a Mediterranean identity ever existed after all. And the following question cannot be but this one. If such an identity has never existed, what is the point of trying to create it today? And if it never existed, in what capacity could the Mediterranean be considered an autonomous entity distinct from Europe, Africa, and the Middle East? How the reality of past and present geopolitics imposes itself with the force here, the reality of past and present geopolitics imposes itself with the force of its facts, creating at the same time an epistemological resistance that cannot be denied, and that anyone who has dealt with the Mediterranean from Fernand Braudel to David Aboulafia and beyond can't help but feel. The Mediterranean is made up of its fractures, its fault lines. And yet we also know, and this is a feeling too, that the Mediterranean cannot be reduced to the continental division. Once we have spliced up the Mediterranean and have assigned it to Europe, Africa, and the Middle East, a remainder lingers on that cannot be disposed of. So that's why it's legitimate to speak of an idea of the Mediterranean. But the idea of the Mediterranean is not the Mediterranean, is the remainder of the Mediterranean after we have split it between Africa, Europe, and the Middle East. It does not help that the Mediterranean as an idea was the result of a conceptualization made primarily by the northern peoples and colonizers. The famous distance of 14 kilometers between Spain and Morocco is indeed much larger, cannot be seen on maps, and cannot be measured with the tools of geometry. If the idea of the Mediterranean is a remnant of the continental divisions, the first task of those who want to collect this rest is to put into question the Mediterranean as an idea generated exclusively by the North. Now, let me make an aside here. According to an oceanographer whose name is Ilko Rowling, there was a time, 5 million years ago, when the Mediterranean was not a sea. It was the basin of salt lakes whose geography was quite different from what it is today. One day, that 14-kilometer dam
that separated the Atlantic Ocean from the basin of salt lakes, but we do not know if it was the same size at that time, broke. And the water of the Atlantic fell into that immense basin for 2 years until it filled it all up to the coast of Turkey and far beyond up to Crimea and the shores of Georgia that the Greeks called Colchis, which makes us think that the Black Sea should not be excluded from the idea of the Mediterranean, and not only for history and the war that today covers it with blood, but because, yes, because the history has always been closely linked to that of Mediterranean, starting with the first invasions of Greece up to the Trojan Wars and beyond. The life of the Mediterranean begins, therefore, with the violence of nature, with an invasion of waters from the Atlantic Ocean that divided the lands and at the same time united them even more than any immense valley of salt lakes would have done. Citing one of the participants in the conference, Mario Mignone points out, and this is extremely interesting, extremely important, that in Algerian Arabic, whoever goes to sea to reach Spain, Sicily, or Greece makes a harraga, a burning, that's the meaning of the word. The migrant burns the sea, symbolically removing this ancient Atlantic occupation that dates from the time in which the water subdued the earth. Crossing the sea means burning it, not unlike burning a bridge. If you burn a bridge, you certainly have no intention of going back. This is precisely what the first Arab conquerors who arrived in Spain did. After crossing the Strait of Gibraltar, they burned their ships, meaning that there was no return for them, and there would be no other land than the one they intended to conquer. Therefore, the first epistemological fracture that cracks every idea of the Mediterranean lies in this linguistic and historical choices. It took colonialism to travel from north to south in the Mediterranean. But now that colonialism, at least territorial colonialism, is long gone, the journey, as we see, is only from south to north, to burn the bridges behind and burn the same sea that has been crossed. Now, there is no historian, anthropologist, painter, or poet of the Mediterranean from De Chirico to Montale, from Paul Valéry to Umberto Saba, from Salvatore Quasimodo to Albert Camus, and to this day, who does not somehow feel the heart leap in the chest at the sound of that magical word. It is as if Mediterranean, just the very word, were already a poem, a perfume that evokes years, youth, experiences, loves, infinite landscapes, and above all, explorations. The idea of the Mediterranean that emerges from the single word when pronounced by a northern tongue is still that of the sea where Ulysses roamed. True, Ulysses is being persecuted by Neptune, perhaps a god angry at having been dumped from the Atlantic into this pool of water. But the Mediterranean of Ulysses is still one in which there is no division between north and south, no division between us and them. It is a space of differences, but not of opposition, a sacred and profane space at the same time. The geopolitics of the Mediterranean, including the Black Sea, may have arisen with the many Trojan Wars, but this is not the main concern of whoever composed the Odyssey. The Mediterranean of Ulysses is exile, loss, homesick, but Ulysses knows that even in the farthest place he will never be in a completely foreign land. Certainly, Ulysses is not someone who burns the sea. The poet of the northern shore cannot fail to be moved by that Mediterranean that exists only in Homer. This also applies to Albert Camus, who was born on the southern shore, but looked to the north and looked at the Mediterranean with a mind from the north. But this feeling is generally not shared by those who were born and grew up on the southern shore. Now,
In 2015, when Professor Mignone invited me to participate in the conference, I asked my colleague, professor of Middle Eastern Studies in my university, if there was any modern meaning 17th century on, Arabic language author who had written about the Mediterranean as a unique and autonomous entity, a true epistemological object. His answer was, which Mediterranean? The Western one, Moroccan? The Central one, up to Egypt? Or the Levantine one? In short, there was not a scholar or a writer, or at least not one that he could suggest to me, who had treated the Mediterranean with the same lyrical inspiration as the poets of the Northern Shore. According to another colleague of mine, who is of Egyptian origin, for example, The History of the Muslims in Sicily by Michele Amari, which is one of the masterpieces of 19th century Italian historiography, tells a story that is much more relevant for Italian than it is for Arabs, who never considered the conquest of Sicily as a decisive event in their history. The center of Sunni Muslim culture is not the Mediterranean. It is the Arabian Peninsula, home to the sacred places of Islam. To that we can add what the Sultan of Byzantium said, and this is reported by Fernand Braudel, that was before the Battle of Lepanto, God gave the Muslims the land and the sea to the infidels. So, the Mediterranean is therefore a periphery to the Arab world, and is certainly no more important than the Persian Gulf and the Sea of Oman. It seems very hard, therefore, to recruit Islamic thought to that special brand of Mediterranean emotion, which is entirely Western. It is also difficult to conceive the Mediterranean as an autonomous anthropological entity when it does not enjoy any autonomy, neither political nor cultural. Any change, whether brought about by colonization or modernization, has been suffered as a destruction, not infrequently accompanied by open contempt of the previous cultures. Mario Mignone points out that the importance of the Mediterranean as a center of agricultural, mercantile, pastoral, and today, and also energy exchange, has, in fact, never diminished. Because, yeah, there is a new Mediterranean, which now fully includes the Adriatic and the Balkans, and the null Mediterranean, which does not seem capable not only of providing an alternative to modernization, but not even of delineating an oasis, a refuge, even a temporary one, from the very violence of modernization. Yet, from the end of the Ottoman Empire onwards, the strategy of the surviving empires has never been to revitalize the Mediterranean, but to simply keep it under control, and with bad results. Today, it took migrations to Europe from Africa and the Middle East for the status quo to be shaken. And it was not a political decision, even if politics exploits migration every day for its unclear purposes, from European politics, Italian politics, to that of the rich Arab states. No, it was a decision of the peoples. It was the peoples who wanted to burn the sea. The description that Mignone gave 5 years ago of the situation in the Mediterranean is still valid. This is what he said. Libya and Syria have basically ceased to exist. Meanwhile, Tangier has become one of the busiest ports in the Mediterranean and on the Atlantic. France and England seem to have retreated from their role as colonizers, but they kept a foot in the door. Italy has never managed to play an important role in the Mediterranean, or maybe it has never been allowed to have an important role, or has wasted any important role it could have, I would add. The United States took an interest in the Mediterranean only to stifle Islamic fundamentalist movements. Russia and China have invested in ports and facilities to secure the equivalent of what old colonialism would have called a place in the sun.
To this scenario must be added today the increasing presence of Turkey as an unscrupulous mediator between Western interests, those of Russia, and those of the Middle East. Now, if the Mediterranean does not have autonomy, we must say that the only autonomous agents are now precisely the migrants. If we do not know that they too often are attracted by impossible promises and by a complex strategy aimed at destabilizing Europe, a strategy, by the way, that could be completely reversed to Europe's advantage simply by implementing serious acceptance and integration policies, which the continent is in dire need of, even on the account of its birth rate crisis. Today, the only real Mediterranean peoples are precisely the migrants, perhaps the only true inheritors of the 3,000 and more years of fierce and splendid history that have forged that sea that now belongs to them in life and death. And it would be nice to remember that the first, that the name Europe comes from the nymph Europa, and she was a refugee from the shores of Lebanon to somewhere in Sicily or Italy. Yeah, that's the origin of the name Europa. Europa was a woman refugee. Yet, the ancient peoples of the Mediterranean have more things in common than those that divide them. And not only because the Mediterranean is a microcosm of the whole world, where East and West, North and South meet and collide. Mario Mignone points out also that from the point of view of material life, as well from the spiritual one, the Mediterranean is still, to a certain extent, a common land. People talk of the Mediterranean diet, not Italian, Greek, or Egyptian. There are Christian places of worship that are also sacred to Muslims, such as the Shrine of the Assumption of Mary in Ephesus, Turkey, which is run by Catholic friars, Capuchins, but is mostly frequented by Muslim pilgrims of Marian devotion, especially by women. There is no Mediterranean music, yet any music that originates from the mixture of styles born on the shores of the Mediterranean is immediately recognized as such. So if there is no Mediterranean music, there are many Mediterranean styles of music. And a musicologist who participated in the 2015 conference, Franco Fabri, gave an illuminating talk about, for example, Greek and Turkish music. Do these links in the chain, albeit joined precariously, have sufficient strength to rebuild an identity starting from the foundation? If I have the time, I proceed to some conclusion, but... Couple of minutes. Well, no, if I have a couple of minutes, I think I can leave it here. What we need to do is to talk about Europe and what Europe can and must do for the Mediterranean, because it's Europe, not the southern shore, that has always fancied the Mediterranean as an entity. It's therefore an European problem, and it's up to Europe to find a solution to this problem that this entity poses. Thank you. Thank you, Alessandro, for a very illuminating, presentation. And also, I think it's a very good example of one of the many conferences that Mario organized that they were like almost ahead of the time. He was really looking at the future, and he had, I think, a very good sense of what we need to discuss. So our next speaker, she's not here, so what I will do, I will read presenter anyway, right? Yeah, and she's, okay. So Antonia Lezza is a professore associato di letteratura italiana e letteratura teatrale italiana presso l'Università degli Studi di Salerno ed è membro del comitato scientifico delle riviste Misure Critiche e Forum Italicum.
È ideatrice responsabile del sito Teatro Napoletano, che è un archivio web di autori del teatro napoletano e che offre informazioni bio e bibliografiche, recensioni, materiale audiovisivo, opere online, edite e inedite dall'Ottocento al Novecento. È presidente dell'associazione Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo a Napoli. È autrice di saggi su Casanova, Goldoni, Collodi, Di Giacomo, Edoardo e Pippino De Filippo e in particolare Raffaele Viviani. Infatti è responsabile del progetto digitalizzazione del teatro di Viviani, che è stato promosso dalla campagna dei festival. Per l'enciclopedia of Italian Literary Studies ha curato diverse voci sempre sul teatro meridionale. And I have a few words here about what her paper and her essay will be once it will be published with the rest of the proceeding of this conference. L'intervento intende analizzare il ruolo e la fortuna critica di Edoardo De Filippo oltre il Novecento, cioè nel terzo millennio. Attraverso una serie di esempi si metteranno in luce gli aspetti salienti del teatro di Edoardo, la sua fortuna critica, i contributi scientifici più rilevanti, gli esempi di messa in scena, non tralasciando la sua permanenza sulla scena teatrale italiana ed europea. Inoltre si dedicherà attenzione al cosiddetto teatro post-eduardiano, in particolare ai drammaturghi che, pur tentando un allontanamento da Edoardo, alla fine si sono dovuti confrontare con un modello forte e ineludibile qual è quello di Edoardo. Abbiamo un po' di tempo, penso, prima del lunch break. We have... Oh, she has a video. I was not told that. Okay. L'intervento trae spunto dagli studi di Mario Mignone, Mignone Edoardo De Filippo. I contributi di Mignone, tutti di grande interesse, hanno messo in luce gli aspetti salienti della personalità e dell'arte di Edoardo. Dall'ottimo volume intitolato Edoardo De Filippo, Critica sociale, edito da Treni nel 1974, fino ai numerosi contributi successivi. Nel volume del 74 Mignone insisteva molto sulla limitata attenzione della critica nei confronti dell'opera eduardiana e ricostruiva in poche ma essenziali pagine introduttive la poetica di Edoardo e i rapporti con i drammaturghi contemporanei, da Di Giacomo a Bracco a Viviani. Edoardo, scrive Mignone nell'introduzione, Edoardo De Filippo è uno dei più completi e delicati uomini di teatro che sia mai esistito. Ha fatto del teatro la sua vita, l'espressione e l'affermazione di se stesso, è diventato attore, drammaturgo, regista, impresario, produttore. Il suo amore